sono qui. Perché? Ecco, purtroppo lei ha subito un piccolo intervento. Quale intervento? Sì, vede, lei era stato interessante. Ha detto era? Beh, quando l'hanno accompagnata qui, aveva dei dolori molto forti e... Continui. Non so altro. Solo che ha perso il bambino. Ma si faccia coraggio, è così giovane. Non ha niente di patologico, ha detto il dottore. Potrà avere tutti i bambini che desidera. Ma com'è potuto accadere? Perché è successo? E chi lo sa? A volte capita. Non deve tormentarsi, è andata così. Pensa a rimettersi. Poi si vedrà. È dipeso da me. No, sono certa di no. Mi ascolti, non deve pensarci troppo. Senta, quel signore che l'ha accompagnata qui sta aspettando lì fuori. Adesso vado a dirgli se vuole entrare, così poi potrà farsi riportare a casa sua. La mia casa. Restiamo qui, ti va? No, amore mio, non questa sera. Dimmi perché no. Io ho bisogno di stare con te. Anch'io, perché sono felice solo vicino a te. Quando sto con te. Ma non so come spiegarmi. È che soltanto 2 giorni fa era diverso. Era completamente diverso. Noi pensavamo ancora di aspettare. Invece all'improvviso tutto è cambiato. Ora tutti i problemi sono scomparsi, tutto è risolto. Non era quello che volevi? Tutti e due. Lo volevamo tutti e due. Scusa, vado di là in camera a cambiarmi. Quando pensi di chiamare tuo padre? Ah, non lo so, ma mi chiamerà lui molto presto e anche mia zia. Però tu gli hai già parlato di me. Sì, certo, amore mio, gli ho già detto tutto. Quando? Aspetta. L'ultima volta che siamo stati qui, tu mi avevi portato in questo appartamento, quella sera. E quando sono tornata a casa... Che cosa gli hai detto? Che ti amo. E gli ho parlato di te, anche se lui sapeva già tutto. Sapeva che mi ero innamorata di te tanto tempo fa, appena ho cominciato a lavorare per te. Nello stesso istante in cui ti ho vista, io ho capito chi eri tu per me. E chi sarei? Avanti, sentiamo. Sono io che te lo domando, chi sei? Una donna. Una donna che aveva un sogno nel cuore. Dimmi quale. Avere te. E da quando? No. Oh. Ma insomma, lei fa troppe domande, signore. Sono curiosa. Dunque, allora, vediamo. Io credo fin da piccola, da quando avevo circa 12 anni, e sognavo. Sai, tutte le bambine sognano il principe azzurro. Beh, io volevo qualcuno come te. Con i tuoi capelli. Con questi capelli che fra una ventina d'anni non saranno più così folti e dovrai pettinarti come tutti gli uomini calvi che si fanno una riga qui per sfruttare qualche ciocca superstite e nascondere la calvizie. Davvero vuoi andartene? Sì, amore mio, è necessario. Questa notte voglio passarla a pensare. Non posso starti vicino. Pensare a cosa? Al tempo che non ritornerà. E ai giorni che tu e io
abbiamo ancora davanti a noi. Sei sicura che non devi dirmi qualcosa? Non so, a proposito di che? Qualcosa di te, di noi due forse, di come sarà la nostra vita, di quello che abbiamo già vissuto. La nostra vita sta cominciando ora. E quando finirà? Mai, mai, mai. Ma che non finisca mai, mai, mai. Ti hanno già detto? Sì. Beh, anche a costo di sembrarti brutale e disumano, secondo me è stato meglio così. Giorgio, Giorgio, cioè, voglio andare via. Stai ferma. Aspetta, aspetta un momento. Mettiti giù, così, sdraiati. Hai bisogno di riposo. Dove vuoi andare? Non lo so. Consigliami tu. Beh, forse... Che ne pensi di chiedere ospitalità alla tua madrina? No. Marina mi odia. Giorgio, adesso sono sola. Completamente. E non so dove andare. Senti, se io ti cercassi un albergo, potrei venire con te per farti compagnia. Poi domani ci penseremo su. Giorgio, tu sai dove abita Maria Claretta, vero? Ma certo, sì, una volta l'ho accompagnata a casa, me lo ricordo molto bene. Sta in un quartiere nuovo, nella parte sud della città. Portami da lei, per favore. Puoi andare là? Sì, non discutere. Va bene, io faccio quello che vuoi tu, però sono sempre dell'idea che dovresti andare dalla tua madrina. Anche se volessi, ormai è tardi. È troppo tardi. Quella porta adesso per me è chiusa per sempre. Sai, il bambino era di Alessandro. Cosa? Sì, era di Alessandro Eustachi. Alessandro, tesoro, che cos'è? Ciao, mamma. Come stai? Come stai tu, tesoro mio? Bene. Non raccontare bugie alla tua mamma. Cos'è successo? Non insistere, non ho voglia di parlarne. Domani ho una riunione molto importante e vorrei essere tranquillo, se è possibile. Eppure c'è qualcosa che non mi dici. No. Ti prego, basta. Scusa, lo so che dovrei apprezzare il tuo interessamento, ma adesso non mi riesce. Ti voglio bene. Buonanotte. Alessandro, aspetta. Solo una domanda. Dimmi almeno, si tratta di Eleonora? Hai indovinato, mamma. Si è verificato quello che tu avevi già previsto. Lo so che stai soffrendo, lo so bene, ma passerà presto. E credimi se ti dico che è meglio così. Tesoro mio, meriti molto di più. Tu appartieni alla famiglia Eustachi e questo non devi dimenticarlo mai. Sì, sono un Eustachi. Come potrei dimenticarlo?
cercarlo. Che hai deciso di fare con Pierpaolo? Non lo so, io devo partire. E non posso portarlo con me in Svizzera. Intanto chiamalo e spiegagli quello che sta succedendo. Io vado a prepararti la valigia. Pronto? Ciao Pierpaolo, sono Claudia. Credevo che venissi qui, ti stavo aspettando. Lo so, purtroppo ho appena ricevuto notizie gravi di Elvi. Ah, tua figlia, la più piccola, vero? Sì, senti caro, mio marito mi ha chiamato poco fa per dirmi che è molto malata e io devo, tu lo capisci, devo andare per starle vicino. Quindi partirò stasera stessa. Ma volevo che tu sapessi che ritornerò da te, che tornerò per venirti a trovare, per portarti via. Te lo ricorderai? E perché non posso venire con te adesso? Cerca di capire, cerca di ragionare. Se Marco non mi dà la sua autorizzazione, non posso portarti con me, capisci? Ma non ti preoccupare, io tornerò, non ti abbandono, sta tranquillo. Tornerò molto presto. Va bene. Vorrei almeno vederti, prima che tu vada via. No, no, non è possibile, perché il mio aereo parte fra meno di un'ora. Tesoro mio, ricordati che io ti voglio bene, molto bene. E ti prometto che prima di quanto tu immagini, io sarò qui. Anch'io ti voglio bene, Claudia. Ciao. Abbi cura di te. Mio piccolo Pierpaolo, giuro che manterrò la promessa che ti ho fatto. Anche perché c'è un'altra cosa che devo risolvere, una cosa molto importante. Molto importante. Nora! Nora! Per sempre in un altro paese, il più lontano possibile. E che cosa gli dico? La verità, tutto quello che ho passato. Ma come reagirebbe? Io non voglio che soffra. E se lo separassi da suo padre, potrebbe odiarmi. Buonasera, Gabriella. Berta ha già provveduto a tutto. Abbiamo quel piccolo pezzo di terra al cimitero ed è là che domani andremo a seppellirla. È incredibile. Senti, io lo so che cosa stai provando, ma dobbiamo affrontare questo momento con coraggio.
E allora, domani, ti metterai il vestito scuro e verrai al cimitero con tua madre. Perché la nostra vita... Non serve farsi tante domande. È andata così e basta. Ma le cose non cambieranno. Quando avremo la sentenza del tribunale, vedrai che tutto si sistemerà. Nel frattempo, figlio mio, ho bisogno di tutto il tuo appoggio. Devo poter contare su di te. Certo, mamma. Sì, pronto. Pronto? Marco? Ciao, sono Claudia. Ti sto chiamando dall'aeroporto perché... perché fra pochissimo parto per la Svizzera. Devo raggiungere subito mia figlia, Elvi, che si è ammalata. Niente di serio? No, spero di no. In ogni caso voglio starle vicino. E ho deciso di telefonarti prima di partire, perché è urgente che io ti parli. Per la verità avrei preferito incontrarti oggi, ma... vedi, c'è qualcosa di molto grave che devi sapere. Spiegati. Te l'ho già detto, avrei voluto parlarti personalmente. E se ho deciso di telefonarti è perché non potevo andarmene senza prima averti messo al corrente. Ti ascolto, dimmi. Ecco, si tratta di Gabriella Suarez. Non vedo che cosa c'entri tu con quella donna. Marco, per favore, quello che devo dirti è molto importante. Mi sembra di averti già detto che Gabriella Suarez non ha niente a che fare con te, quindi il discorso è chiuso. Stai sbagliando, Marco, stai sbagliando. A me interessa soltanto che tu non interferisca in quello che riguarda Gabriella Suarez. Non mi sembra di chiedere molto, no? Marco. Fai buon viaggio, Claudia. Va bene, d'accordo. Ma tornerò presto e allora... Allora ti ripeterò esattamente quello che ti ho detto oggi. Auguri per tua figlia. Spero che si rimetta al più presto. Ti ringrazio. Forse hai ragione tu. Sì, forse è giusto così. È la tua vita e appartiene a te. Ti auguro tutto il bene del mondo, Marco. Tutto quello che desideri. Ciao, Mariana. Non hai sonno? No. Senti. Io ho ancora da fare, ma torno più tardi, così chiacchieriamo un po'. Va bene? Certo, ti aspetto. Tieni. Grazie. No. Non è possibile. Non può essere vero. Questa notizia è falsa e lui deve saperlo. Non può essere vero. Sonia, corri, aiutami. Non è vero, non è vero. Dimmelo tu, Gerardo, che dovrei fare io? Quello che è successo è molto grave. Sì, però vedi, io le sono affezionata lo stesso. Lei non è una donna cattiva. Ma andiamo, una donna che si comporta così... Già, una che si comporta così. Certo, lo so che ha sbagliato... Quello che ha fatto è orribile. Ma siccome è molto innamorata... Ah, ecco il motivo. Lascia. Apri tu, Giampaolo. Chi sarà, papà? Oh, è lei, signora. Maria Claretta. Ho bisogno di restare a dormire da te stasera. Scusate il disturbo. Vieni, Eleonora. Vieni qui. Mettiti giù piano, eh? Vuoi un po' d'acqua? No, grazie, non mi va niente. Come sta, Gerardo? Bene, grazie. Buonasera, signora Clemente. Buonasera a lei. Come sta? Bene, grazie. Non si sente bene? Questi sono i suoi figli, Gerardo. Sì, signora. Salutate, ragazzi. Buonasera.
Buonasera, signora. Siamo stati a casa tua, Maria Claretta, ma c'era una tale confusione. Sì, lo so. Gerardo, potrei parlare da sola con Maria Claretta? Ma certo. Avanti, ragazzi, coraggio. Andiamo di là dalla nonna. Va bene. Ci vediamo dopo. Sì, non si preoccupi. Adesso mia madre ci sta aspettando. E se poi dorme? Buonasera. Vuole che le faccia una tisana bella calda? Senta, signora, mia madre abita su questo stesso piano. Se ha bisogno di me, basta che chiami. Grazie, grazie tante. Beh, le vado a fare la tisana. Grazie. Ho dovuto portarla al pronto soccorso. Ma che è successo? Ecco, insomma, ha avuto un problema. Oh, povera signora. Sì, il bambino. L'ho perso. Oh. Maria Claretta. Sì. Non so dove andare. Che guaio! Proprio oggi è arrivata da fuori mia sorella che deve farsi degli esami e si è portata dietro anche i figli. Ma non deve preoccuparsi, signora, io non la lascio in mezzo alla strada. Stia tranquilla, stanotte lei dormirà a casa mia. Non ti disturbo, vero? Ah, Benavides, come sono felice di vederla. È una fortuna che sia qua. Sono venuto perché sono preoccupato per Lucia. Si accomodi. Che è successo alla mamma? Sta bene, vero? Abbastanza. È molto coraggiosa. Il fatto è che tutto ha un limite, Gabriella. Ma crede che non lo sappia? Non so più come comportarmi. Come aiutarla. Io me ne rendo conto. Non sono un incosciente. Lo so, mia cara, che tu non puoi fare niente. Se trovassi una via d'uscita, una qualsiasi, ma sono in gabbia. Mi sento costretta da ogni lato. Guardi, me lo dica lei che cosa devo fare. Devo costituirmi, andare in carcere e dire a mio figlio che può venirmi a trovare tutti i sabato. Gabriella. No, mi risponda, la prego, voglio una risposta. Io devo dare ascolto a qualcuno, altrimenti impazzisco. Calmati, stai tranquilla, cara. Rispondi a me, invece. Secondo te, che cosa accadrebbe se tu raccontassi la verità a Marco? Dirgli la verità? Sì, sì, tutta la verità. Pensaci bene, su una cosa ci puoi giurare. Marco vuole bene a vostro figlio. E se non altro, per amor suo, dovrebbe proteggerti. Lui me lo porterebbe via per sempre. No. Col passare del tempo, mia cara, le situazioni si chiariscono. E poi, se Davide riesce a dimostrare la tua innocenza... E se non ci riesce, che faccio? Io ho fiducia. E credimi, non lo dico solo per tranquillizzarti. Davide mi ha spiegato tutti i fatti. E poi, insomma, dovremo pure arrivare alla soluzione di questa storia, no? L'unica soluzione che mi sta molto a cuore è che mio figlio resti con me. Io non chiedo e non voglio altro, perché è la mia vita, lui è tutto quello che ho. Gabriella, Lucia è importante per me. È tutto. Vede, Benavides, lei ha ancora una speranza nella vita. Io... La mia vita ormai è legata a un esile filo che può spezzarsi da un momento all'altro. Guardi bene questa faccia, la guardi. Mi è estranea. Io la odio. Sì, la odio perché non sono io, è di un'altra. Ed è come se questo viso potesse macchiare il nome di mio figlio. Riesci a comprenderlo? Ma certo, cara. Ho bisogno di sentirlo dire. Sì, sì. Sapesse che voglia che ho di tornare com'ero. Si ricorda com'ero? Ma certo, piccola mia. Diversa. Un'altra persona. Benavides, io ero... Avevo un paio di jeans e una camicetta. Non mi serviva altro. E oggi... Oggi è come se l'avessi scordato. Ho completamente dimenticato quella ragazza sciocca che credeva a qualsiasi cosa le veniva detto. Di lei posso fidarmi. E voglio... È quasi una grazia che le chiedo. Io le affido la mamma. Cerchi di starle vicino. Provi a farla felice. Se le vuole bene davvero, le chiedo di sposarla. Non c'è niente che io desideri di più al mondo, Gabriella.
Purtroppo sono un vecchio tonto. Un povero sciocco che non riesce a dire cosa lei prova. Lei troverà la maniera per dirglielo. Basta che metta da parte tanti pudori assurdi. Adesso io sto per ottenere quello che mi ero prefissa. Non mi chieda come. Ormai sento che la meta è vicina. Ci riuscirò e allora voglio tutti accanto per compensarvi dei dolori che vi ho dato. E così io vi restituirò tutto quello che vi ho tolto. Ogni giorno, ogni istante di gioia. Sì. Io ve lo renderò, Benavides. Lei sì, mi crede, vero? Ti credo. E quindi è stata costretta ad andare? So già tutto. Ha chiamato anche me. E mi ha detto che tornerà. Sto pensando che forse per le vacanze potrei andare qualche giorno da lei. Dici sul serio? Davvero, Marco, tu mi lasceresti andare? Ho detto che ci penserò. Ma voglio in cambio la migliore pagella della classe. Va bene, accetto. Ma allora sarà meglio che mi metta a studiare. Mm-hmm. Guarda che non è una decisione solo in funzione del viaggio, ma è giusto, io devo studiare. C'è una novità, ho una fidanzata. Come? Sì, alla mia stessa età. È un nome bellissimo, Jacqueline. Jacqueline? E da dove salta fuori? Perché? Che c'è di male? Ma se sei solo un bambino, fino all'altro ieri rubavi ancora la marmellata. Questo succedeva anni fa, non te ne sei accorto che sono cresciuto? Sappi che non mi va di diventare nonno, eh? Ma quale nonno? Che razza di discorsi fai? Che ti prendi? Non lo so, ti avverto per prudenza, nel caso tu avessi qualche idea. No, dai, smettila. Sentiamo, questa fanciulla dove l'hai trovata? Da dove è uscita? Ecco, alla palestra. E che fa alla palestra? Ecco, suo padre lavora lì e lei lo aiuta. Va bene, ma voglio che me la presenti. La ragazza e il padre, soprattutto il padre. Lo porti qui e me lo presenti. O mi dici dove sta e ci vado io. Sì, ma calma, con calma. Non precipitiamo le cose, con calma. È vero, hai ragione. Non me ne ero accorto, sei diventato grande. Meglio così. Prima o poi doveva succedere. Bene. Allora possiamo parlare da uomo a uomo. Che crema da barba adoperi. Voglio farti una confidenza. Sto per sposarmi. Mi sposo con Rossella Ferrer. Sono molto innamorato, per certe ragioni che non immagineresti mai. Quanto a Eleonora abbiamo avuto un problema. Non sei fortunato con le donne. A quanto sembra, hai già avuto ben due mogli. Con questa fanno tre. È esatto, ma tu non devi imitarmi. No. Ma perché è finita con Eleonora? Non lo so, e forse non mi interessa. Magari è stato per colpa mia, per il mio modo di vivere, di essere, per le idee in cui credo. Ho sempre scelto la chiarezza e non l'inganno, perché è una cosa umiliante. No, non ho alcun rimpianto. Non potevo fare altro. E lei? Non voglio più vederla. Non voglio incontrarla mai più. Mai più. Pronto? Chi parla? Pronto? Gabriella Suarez. Come ha detto? Io sono certa che sei tu. E non te la caverai così facilmente. Molto presto riceverai mie notizie.
Ma sono io. Mi ero spaventata. Chi poteva essere? Hai ragione. Come stai? Come vanno le cose? Bene, va tutto bene. Bene? Sì. Soltanto. Direi a meraviglia. E sai perché? In questo momento sto parlando con la signora Clemente. Domani il signor Clemente ha un appuntamento con l'avvocato. L'ho fissato io. Davvero? Mm-hmm. E si risolverà tutto rapidamente, perché lei non ha niente da controbattere. Che cosa può dire? E c'è sempre il ginecologo. Basterebbe farlo deporre in tribunale e lei sarebbe liquidata. Ma non accadrà, bisogna evitare lo scandalo. Senti, ma la signora Clemente non si è fatta vedere in ufficio? Non ha chiamato? Signora Eleonora, abbiamo una piccola stanza, modesta, vicino alla cucina. La usiamo solo quando viene qualche parente. C'è un buon letto, comodo. E anche se non è bella, ci si può dormire una notte. Ma certo. Ho detto per passarci una notte, così tanto per dire. Lei può restare tutto il tempo che vuole. Io deciderò domani cosa fare. Non può dormire da sola questa notte, io resterò qui con lei. Va bene, anche un materasso per terra, sì, Gerardo, sì. Ma non può restare da sola. Stammi a sentire, Maria Claretta. Se hai bisogno di me, io sono al negozio. Chiamami lì per qualsiasi cosa, a qualunque ora, va bene? D'accordo? Sì, sì, va bene. Maria Claretta, andiamo a dormire, signora, piano. Ah, piano. Anche lei, Gerardo, mi ascolti bene. Se serve, non si faccia scrupoli a chiamarmi, perché io arrivo in un momento, è chiaro? E tu, amore mio, per piacere, va a sdraiarti e cerca di dormire un po'. Sì. Adesso, scusatemi, devo andare. Sì, arrivederci. Venga, signora, coraggio. Ecco, pianino. Ma che cosa è successo alla signora Clemente? Tu lo sai? La vita fa strani scherzi. Dov'è la mamma? È andata a sdraiarsi, non stava bene. Se mi cerca, dille che tornerò a casa tardi. Che non si preoccupi. Aspetta, Alessandro. La mamma mi ha raccontato. È un discorso che faremo un'altra volta, scusami. Parli di te solo quando lo vuoi tu. Ma se sono io che te lo propongo, allora... Non farmi arrabbiare, per favore. Te lo ripeto. Non mi va di parlarne adesso. Solo una cosa. Sono anni e anni che cerco di aprirti gli occhi. Anni che ti dico che razza di donna è la tua Eleonora. Lasciami in pace e pensa a te. Perché? E se tua sorella avesse ragione? Sono ancora sveglio. È tardi, non hai sonno? Non lo so, ogni tanto. Un momento sì e poi dopo no. Pierpaolo, e il mio papà? È uscito, è andato via poco fa. E Eleonora? Eleonora? Lei non c'è. E quando ritorna? Non credo che tornerà. Che bambino curioso. Da adesso basta, smettila di fare tante domande e cerca di dormire. Dai. Senti, è vero che papà non sta più con lei? Non sono cose che riguardano noi, ma tuo padre. Sono fatti suoi. È perché c'è Rossella. Come Rossella? Senti, dimmi una cosa. Dov'è la tua mamma? Non lo so. Conosco solo il nome, Anna. Sì, sì, ma dov'è? Tutto quello che so è che si chiama Anna. Ma dove vive, cosa fa? La mia invece si chiama Gabriella. Ah, sì? E tu lo sai dov'è? Beh, no, in questo momento non lo so. Però so che domani verrà qua a trovarmi. Domani? Guarda, che è un segreto. Segreto di quelli che non si deve raccontare a nessuno. E se è così segreto, allora perché me l'hai detto? Ma scusa, sei mio fratello. Sì, hai ragione. Io sono tuo fratello.
Maria Grazia, sii gentile. Lasciami un momento solo con tuo fratello. Sì, certo. Cercherò di spiegarmi chiaramente. Noi due non abbiamo niente da dirci. Non illuderti di essere un vincitore. Se si fosse trattato di un'altra donna, in un'altra circostanza, ora io sarei in carcere e tu non saresti qui. E invece eccomi, per farti i miei auguri. Non è il posto adatto, né il momento per avere una spiegazione. Ma ci incontreremo, Marco, una volta o l'altra. Non è un chiarimento che cerco. Ho perso la stima che avevo in te e questo mi rattrista perché hai scelto di non dirmi quello che stava succedendo. Quando hai cominciato a incontrarla, quando ti sei sentito un vero uomo, avresti dovuto cercarmi in ufficio o a casa mia e dirmelo. Sarebbe stato più leale. E chissà, forse avrei brindato con te. Ma sì, forse ti avrei offerto da bere. Io so aspettare, Marco. E se si ha pazienza, si ottiene tutto. Calza il 36. Nel caso tu voglia regalarle delle scarpe. Ah, una cosa che ama è l'aragosta. E potrei darti altri particolari, ma forse, chissà, troverai più divertente scoprirli da solo, giorno per giorno. Noi due ci incontreremo, signor Clemente. Ci incontreremo ancora. Perciò quando diventerai la signora Clemente? Nora! No, lasciami sognare, per piacere. Io voglio farti da testimone. Al tuo matrimonio. Al mio matrimonio? Sì. Voglio essere la tua testimone, ci tengo. Non puoi proprio dirmi di no. Come corri, manca ancora tanto tempo. Non è vero, manca poco. D'accordo, va bene. E poi c'è un'altra cosa che devo chiederti. Voglio essere la madrina di tuo figlio. Di chi? Del tuo primo figlio. Tuo e del signor Clemente, il primo di tanti bambini. Beh, io spero che sia una femmina e che assomigli a te. Nora, per favore. Dovresti essere felice, Rossella, perché è vero che te lo meriti. Però lui ti ama come non avrei mai pensato che il signor Clemente potesse amare qualcuno. Forse come Gabriella Suarez. Quella poverina l'ha amata, ma non certo come ama te. Anche se quella è stata l'unica volta che l'ho visto felice come è adesso. Ti chiediamo, Signore, di avere misericordia per la nostra sorella, Gabriella Suarez. Nella tua infinita bontà perdonale le sue colpe. A te l'affidiamo, Signore, perché trovi la pace. Consola tutti coloro che la fede ha condotto oggi qui per l'estremo saluto e associali al coro degli angeli. Dona a lei l'eterno riposo. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Riposa in pace, Gabriella Suarez.